Fatta la legge, trovato l'inganno, verrebbe da dire a leggere la nuova direttiva dell'ARERA che, in ossequio a quanto ci impone l'Unione Europea, ha disposto nel nostro paese la transizione dal mercato tutelato a quello libero per quanto riguarda l'energia elettrica. Infatti, nelle pieghe della nuova normativa è possibile trovare un vero e proprio regalo alle compagnie, un balzello che farà lievitare i costi in bolletta per gli utenti. Verrebbe da dire, ecco già la prima fregatura, non siamo ancora entrati nella nuova disciplina che già ci vogliono fregare, ed ecco la novità, tenetevi stretti. Questa è la legge. E io pago, diceva il caro amato Totò. E io pago! Come sapete, il nostro paese, dopo una serie di rinvii durati anni e anni, ha dovuto cedere all'Unione Europea per sbloccare il PNRR e disporre il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Dal 1 gennaio vale per la luce, dal 1 aprile varrà per il gas. Il presidente del Consiglio aveva giurato che non ci sarebbero stati aggravi per gli utenti, ma come ben sappiamo, ciò che esce dalla porta rientra sempre dalla finestra. Si parla tanto di trasparenza a favore degli utenti e ancora nessuno ci aveva avvisato di quella che potrebbe essere una vera e propria fregatura. Partiamo subito dal principio. Con l'ingresso nel mercato libero, ciascuno potrà scegliere un operatore e chiaramente passare da un contratto a un altro a seconda delle offerte più convenienti. È proprio questo il senso della liberalizzazione del mercato, consentire che nella concorrenza i prezzi si abbassino. Invece no, in Italia quando c'è odore di concorrenza c'è odore di morto. Ed ecco che il nuovo provvedimento lascia sì libero il cliente di cambiare a suo piacimento il fornitore di energia elettrica, ma dovrà affrontare un extra costo, il cosiddetto onere di recesso anticipato, che altro non è che una penale, il che ridurrà quella convenienza ricercata da chi ha intenzione di cambiare operatore col solo scopo di risparmiare. È questa la nuova sorpresa riservata ai clienti domestici di energia elettrica. In particolare, mi spiego meglio, nella delibera dell'ARERA viene prevista la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso, ovvero la modalità di contratto preferita dagli italiani almeno nell'ultimo periodo. Secondo infatti un'analisi di mercato, i consumatori hanno largamente preferito le tariffe a prezzo fisso sul mercato libero rispetto a quelle a prezzo variabile, che chiaramente presentano maggiori margini di incertezza, soprattutto alla luce delle recenti tensioni sui mercati internazionali. Eppure la direttiva europea dispone che gli stati membri debbano assicurare che almeno i clienti domestici e le piccole imprese non affrontino ulteriori oneri. Tuttavia, come vi dicevo, è stata prevista questa eccezione, che si può derogare al divieto generale di oneri aggiuntivi per i clienti nel caso in cui questi ultimi decidano di disdire il contratto prima della scadenza, nel caso in cui abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso. Per il venditore c'è solo un obbligo, quello di indicare la penale in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto, quanto nel contratto stesso. Inoltre, la somma richiesta a titolo di penale deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore allo scioglimento anticipato del contratto. Ma sappiamo bene come vengono scritti i contratti e che peraltro nessuno legge. E chi valuterà se l'onere sarà o meno proporzionato o se l'informativa sia stata resa in modo agevole? Questo resta purtroppo un mistero. Ma questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.